Siamo con la professoressa Elvira Calabria, presidente dell'Associazione Amici della Musica di Lucera. Professoressa, siamo al settimo appuntamento di questa vostra 28ª stagione. Si è rivelata già un grande successo? Beh, penso proprio di sì, perché i bilanci che si stanno avendo, bilanci in ordine di affluenza di pubblico, sono abbastanza soddisfacenti. Poi sento dire un po' in giro la critica che la stagione si sta rivelando molto buona, molto piacevole, e questo non può farmi che piacere, e devo pensare che stiamo colpendo proprio nel segno, nell'individuare, diciamo, gli spettacoli che procurano piacere al pubblico non solo, ma che lo elevano anche, quindi soddisfacente sotto tutti i punti di vista, oserei dire. Stasera si conclude il Festival della Lirica, che è andato bene, festival che è iniziato con l'operetta e è continuato con la rappresentazione dell'opera Pocket in forma condensata, la Bohème di Puccini, e si conclude, sebbene a ritroso, con questo intermezzo di Giovan Battista Pergolesi, La serva padrona, che riscosse molto successo nel Settecento, e che è un intermezzo di un'opera buffa, di un'opera seria, Il prigionier superbo, che invece non ebbe successo, però l'intermezzo è rimasto e viene tutt'oggi rappresentato, perché effettivamente è molto bello, piace. Comunque già un altro musicista, proprio Giovanni Paisiello, appartenente alla scuola napoletana della stessa epoca del Pergolesi, si era cimentato con la stessa opera, con lo stesso soggetto, con lo stesso contenuto, La serva padrona pure, che 2 anni fa venne pure rappresentata qui a Lucera ed ebbe successo. Siamo con il maestro Enzo Mastromatteo, direttore artistico dell'Associazione Amici della Musica di Lucera. Possiamo già anticipare qualcosa sul prossimo appuntamento? Sì, il prossimo appuntamento ha una pianista di grande levatura, di formazione russa, queste scuole dell'est, ma che poi ha completato la sua formazione negli Stati Uniti, nella University Texas a Dallas. Ora abbiamo già pronto tutto il materiale e quindi sarà un concerto di grande spessore artistico. Anche a lei, come la professoressa Calabria, chiediamo un bilancio su questo avvenuto finora. Il bilancio è più che positivo, è positivo dal punto di vista del livello artistico, per gli artisti che si sono avvicendati, come ben avete potuto notare, scorrendo la programmazione generale, ma anche per quanto riguarda l'attenzione che il pubblico ha avuto a questi concerti, l'entusiasmo che ha suscitato nei soci, ma anche negli ascoltatori che non li abituè. Ecco. E quindi ci sono forti sollecitazioni ad aumentare il numero dei concerti per quello che è possibile, ma anche ad insistere sul taglio particolare che noi abbiamo dato, i festival, tra cui il Festival della Lirica e i festival della musica da camera e così via. Prevediamo inoltre per quest'anno concerti per i giovani, per i ragazzi, per le scuole, dei concerti con una programmazione ben definita e che abbraccerà ogni livello scolastico, sia dalla scuola elementare, media e media superiore. Abbiamo in animo di predisporre la programmazione con concerti mirati ai giovani, oltre a rafforzare e a migliorare questo taglio della lirica, che è molto seguito, la lirica da camera, come si addice a questi ambienti.